Ciao a tutti, amici di extremadder.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo a scoprire, in anteprima per l'Italia, il nuovo Swift HH220X All in One CPU Cooler, erede dell'H220. Come possiamo vedere, la confezione è davvero carina e molto ben realizzata, ben curata, e ci mostra subito in foto il prodotto. Qui troviamo una tabella con le compatibilità dei socket, sia per quanto riguarda Intel che per quanto riguarda AMD. Qui ci sono alcune caratteristiche salienti del prodotto, oltre al logo Swift in bella evidenza e al bollino che ci specifica i ben 3 anni di garanzia forniti dalla casa americana. Ma andiamo ad aprire la confezione per apprezzarne il contenuto. Proviamo ad avvicinarlo in modo da farvi vedere meglio. E possiamo partire dall'analisi del bundle. Bundle che comprende questi 3 plate del Waterblock intercambiabili, oltre a quello blu che è già preinstallato. Il Waterblock, infatti, è provvisto internamente di un LED. In questo modo si potrà adattare la sua colorazione a quella del resto della configurazione hardware del nostro computer. Abbiamo poi un controller TVM, uno splitter, al quale è possibile collegare sia la pompa che le ventole dell'H220X e alimentato da un Molex 12 volt potrà essere collegato all'header CPU fan della scheda madre. In questo modo si potrà avere una regolazione automatica nel regime di rotazione delle ventole e della pompa in base alle temperature e al carico di lavoro. Il bundle comprende inoltre staffe di montaggio, in questo caso per AMD, oltre ovviamente alla relativa viteria, che invece è per socket 2011, un tubetto di pasta termica fornita da Swiftech stessa, e infine abbiamo un libretto di istruzioni che è abbastanza dettagliato. Possiamo andare ora a scoprire da vicino l'H220X, ma ovviamente per poterlo fare al meglio andremo prima ad estrarlo dalla sua confezione. Eccoci qui con il nuovo Swiftech H220X. Come tutti i kit a liquido All-in-One è composto da radiatore, vaschetta pompa e waterblock. La particolarità di questo nuovo Swiftech H220X è sicuramente quella di non avere la pompa nel waterblock, come avveniva in precedenza, ma in questo caso la pompa è integrata nella vaschetta, oltre ad essere una pompa di dimensioni maggiori e quindi più prestante. Abbiamo in pratica una sorta di vaschetta da bei con pompa integrata. Ma procediamo appunto con ordine e vediamo in primis il radiatore, che come vediamo è un radiatore da 240 mm. È quindi un biventola da 120 mm, è composto da canaline in ottone e alette in rame ed è verniciato di nero in maniera impeccabile. Non ci sono infatti difetti di lavorazione. Il radiatore è poi spesso 25 mm ed è quindi catalogabile come un radiatore slim, che è praticamente lo standard per questi kit a liquido all in one. Abbiamo poi le 2 ventole fornite in dotazione, che sono sempre prodotte da Swiftech e sono il modello Helix. Sono ventole appunto da 120 mm e sono entrambe PVM. Hanno un regime di rotazione che varia dagli 800 ai 1800 RPM. Siamo poi alla vaschetta, che come abbiamo visto prima è una delle novità di questo H220X. È una sorta di vaschetta da bei, ovviamente più compatta, ed è retroilluminata a LED. Qui ovviamente essendo spenta non possiamo apprezzare. Qui porta appunto l'indicazione del livello di riempimento, ma la peculiarità è sicuramente quella di avere questo tappo. È in pratica possibile svuotare l'impianto per poter procedere eventualmente alla sostituzione del liquido.
Noi non l'andremo a svitare, sia perché il kit H220X è fornito già riempito, e sia perché appunto SwiftTech assicura che non c'è bisogno di alcuna manutenzione per il periodo di durata della garanzia, che ricordiamo è di ben 3 anni. L'H220X viene in pratica fornito già collegato e già riempito e dovrà soltanto essere mo montato e collegato all'alimentatore. Integrata nella vaschetta troviamo la pompa, che è il modello SwiftTech MCP30. Dalla forma, diciamoci, ricorda una piccola Lying DDC. Come abbiamo detto, appunto, SwiftTech assicura che è una pompa dalle prestazioni superiori rispetto alla norma per questi kit ed è quindi in grado di sopportare tranquillamente eventuali upgrade dell'impianto con l'aggiunta di eventuali altri radiatori oppure waterblock. A proposito di waterblock, passiamo a vedere il waterblock fornito in questo SwiftTech H220X, che è lo SwiftTech Apogee XL, è il waterblock top di gamma di SwiftTech ed è quindi in grado di garantire ottime prestazioni di raffreddamento. Possiamo vedere una bella base in rame, lappata in maniera perfetta a specchio, e possiamo vedere che è già preinstallata la staffa di montaggio per socket, chiedo scusa, 1155 e 1150. Come possiamo vedere, e abbiamo già visto in precedenza, qui c'è già preinstallato il plate di colorazione blu. Ovviamente non si vede molto bene perché il LED è spento e ricordiamo il plate può essere facilmente sostituito con gli altri forniti in bundle che abbiamo visto in precedenza. Possiamo vedere il waterblock ha ingressi e uscite filettati G1/4 che è quindi lo standard dei raccordi attualmente in commercio. E ovviamente sono già compresi, come ogni kit all in one, sia i tubi che i raccordi. Possiamo vedere anche qui ci sono appunto gli altri raccordi e gli altri tubi e i raccordi sono appunto dei classici portatubo. SwiftTech ha comunque fornito in bundle delle belle fascette in alluminio anodizzato per evitare che i tubi si possano sfilare accidentalmente. In ogni caso, quindi potremo sostituire i raccordi con dei raccordi a compressione anche di diametro del portatubo maggiore, grazie appunto alla filettatura G1/4. E questo sicuramente farà felici ovviamente tutti gli appassionati perché il kit è quindi eventualmente ampliabile, potendovi aggiungere sia appunto altri raccordi, altri tubi, ma anche eventuali waterblock o radiatori. E questo farà sicuramente felici gli utenti più smaliziati. Abbiamo concluso, diciamo, questa veloce analisi del nuovo SwiftTech H220X e possiamo sicuramente dirci soddisfatti perché il kit è davvero ben realizzato e è innovativo con appunto soluzioni come la pompa non più integrata nel waterblock ma nella vaschetta e soprattutto di dimensioni maggiori e troviamo poi un waterblock che è top di gamma, diciamo questo è un waterblock che può essere anche installato in impianti a liquido custom, invece qui lo troviamo in un kit all in one e siamo ovviamente curiosi di vederne le prestazioni. Cosa che andremo a fare prossimamente in un'accurata recensione che verrà pubblicata sempre sul nostro portale extremehardware.com. Noi con questo unboxing abbiamo finito, io vi ringrazio per l'attenzione e spero che sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo nuovamente che la recensione in cui potremo vedere le prestazioni di questo kit sarà pubblicata prossimamente sempre su extremehardware.com. Arrivederci.